presentazione, soprattutto, e di spiegazione del perché di questo incontro e anche del titolo che può sembrare un po' ambiguo, il rischio di leggere Tolstoi e Dostoevskij. Noi non vogliamo distogliervi dal leggere Tolstoi e Dostoevskij, ma anzi lo scopo sarebbe quello di incoraggiarvi a leggerlo, a leggerli. Ma soprattutto il tema che ci ha dato un po' lo spunto per questo incontro, legandosi al titolo dell'edizione di quest'anno di Book City, che come sapete è appunto Guerra e Pace, è una considerazione generale che possiamo fare in due domande: perché leggere ancora un libro e perché leggere ancora un classico, o in questo caso grandi classici come quelli di Tolstoi e Dostoevskij. Purtroppo in molte università ormai la lettura dei classici è stata completamente espunta, soprattutto quando i classici superano le 50 pagine. In molte università americane, appunto, la lettura di Guerra e Pace è interdetta, al di là delle ragioni legate a cancel culture, eccetera, soprattutto perché gli studenti ormai in molti casi non reggono fisicamente più la tensione e l'attenzione di sfogliare e di dedicarsi a un libro che può avere anche qualche centinaia di pagine. Quindi, oltre alle guerre culturali, oltre alla cancel culture, oltre all'assurdità del politicamente corretto, oltre alla tentazione di leggere qualunque libro, compresi i classici, magari di qualche millennio fa, con gli occhiali di oggi, oltre alla convinzione che i libri possano essere letti solo se, o debbano essere letti solo se sono manuali di buone maniere, di compunzione, di conformismo, c'è appunto questo calo di attenzione, di tensione, e per cui appunto stiamo perdendo giovani adulti, e non faccio una colpa soltanto ai ragazzi, giovani adulti stiamo perdendo l'abitudine a confrontarci, a manovrare dei testi lunghi, dei testi complessi. E qui sì che nel grande dibattito che si fa sul fatto se l'intelligenza artificiale diventerà più intelligente dell'uomo, l'intelligenza artificiale ci ha già superato, perché noi evidentemente non siamo più in grado di reggere appunto qualche centinaio di pagine, l'intelligenza artificiale divora in pochi secondi milioni di pagine. E quindi questa è la ragione per la quale sempre più tanti studiosi sottolineano questa importanza di tornare fisicamente al libro, alla scrittura, alla lettura. E un grande studioso di questi temi, soprattutto dei temi della comunicazione, studioso che è stato il grande allievo di McLuhan, cioè David De Corbe, dice appunto che appunto, siccome stiamo assistendo a un ribaltamento dell'essere umano, l'uomo alfabetico è a rischio e dobbiamo far leggere i ragazzi sulla carta se ancora dobbiamo puntare ad avere individui completi. Sulla carta noi abbiamo il controllo della parola e della lingua. E quindi una doppia sfida, come dicevo prima, leggere e leggere su carta, allenandosi con testi anche complessi, anche lunghi, a rischio se no di perdere la capacità di comprendere la complessità non di un testo, ma del mondo, della vita, della società nella quale viviamo. E allora, quale migliore esercizio appunto che leggere i grandi russi? E qui appunto veniamo al tema di Book City di quest'anno, che ci richiama a un grande titolo della letteratura russa, che affrontiamo questa sera con uno dei maggiori studiosi di questa materia, e cioè appunto lo scrittore, traduttore, studioso Paolo Nori, parmense, fiero di esserlo, ma anche possiamo dire milanese, ma un po' Parmigiano. parmigiano, non parmigiano. E meno male che non l'ho detto in russo, e anche un po' milanese, anzi vicino di casa, del quartiere, perché insegna all'Università Yulm, alla laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza appunto per il russo. Nori, come sapete, è autore di oltre 30 romanzi, molti dei quali tradotti anche in russo, romanzi e libri, alcuni tradotti anche in russo e altre lingue, tiene una scuola di scrittura, ha tradotto una quindicina di libri dal russo, tra cui alcuni testi proprio di Tolstoi e di Dostoevskij, e ha pubblicato diverse opere di narrativa, ad
adesso l'uscita avete visto, anzi all'ingresso c'era il libro, c'è il tavolo con i libri e c'è il suo ultimissimo libro appena uscito, che invece questo è dedicato a un grandissimo poeta, forse meno conosciuto di quanto meriterebbe, Raffaele Baldini, sul quale appunto ha scritto l'ultimissimo suo romanzo, il libro Chiudo la porta e urlo. Sono sicuro che per chi non conosce Nori sarà una sorpresa leggerlo, perché Nori ha una prosa unica, inconfondibile, fatta apposta per mettervi a vostro agio e farvi scoprire quella che nel sottotitolo di un suo libro, La grande Russia portatile, definisce la più bella letteratura del mondo. E allora gli do la parola e gli butto come esca due sue citazioni per avviare questo confronto, nel quale lascerò la parola a lui e poi daremo la parola anche per qualche domanda agli studenti, alle studentesse, a chi voglia rivolgergli delle domande. La prima domanda riguarda ovviamente Tolstoi, perché nei Russi sono matti, corso sintetico di letteratura russa 1820-1991, Nori ha scritto di Tolstoi, che descrive il mondo come se lo vedesse per la prima volta. Quindi gli chiediamo magari di poter partire, se può partire da questo per spiegarci un po' e parlarci di Tolstoi. E la seconda domanda è una domanda che si è fatta lui, che si è fatta Nori, nel libro Sanguina ancora, l'incredibile vita di Fyodor Dostoevskij, che si apre con una domanda: che senso ha oggi, nel 2021, leggere Dostoevskij? Perché una persona di 20 o di 30 o di 40 o di 70 anni dovrebbe mettersi oggi a leggere o a rileggere Dostoevskij? Ecco, domanda che non mi mette minimamente in imbarazzo. La mia risposta è: non lo so. Io, qualsiasi domanda mi si faccia, rispondo quasi sempre come prima cosa che non lo so. Poi delle volte vado avanti. In questo caso, se mi si chiedesse che senso ha oggi, nel 2021, leggere o rileggere Dostoevskij, direi che non lo so. Poi andrei avanti. Allora Paolo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Grazie dell'invito, sono molto contento. Sentite bene se parlo così? Ottimo, grazie. Allora, sono due domande più complicate, tutte e due. La prima, Tolstoi racconta le cose come se le vedesse per la prima volta. E questa cosa viene da un articolo di un grande critico letterario russo, si chiama Viktor Shklovsky, che era uno dei leader, forse del gruppo, uno straordinario gruppo di critici dei primi del Novecento, si chiama i formalisti, in Italia, essendo loro russi, si chiamano formalisti russi. E io quando nel 2016 mi sono accorto che l'anno dopo sarebbe stato il 2017, e ogni tanto ho questi pensieri intelligenti, e che sarebbe stato sarebbero passati 100 anni da 1917, ho pensato è il centenario di quell'articolo di Shklovsky, perché l'articolo di Shklovsky in cui lui parla, tira fuori l'idea dello straniamento, è del 17, che per me è un avvenimento nella mia testa di maniaco più grande di un altro avvenimento minore che c'è stato poi nell'ottobre del 2017 a Pietroburgo. E in quell'articolo lì Shklovsky brevemente racconta, dice che si chiede cos'è lo stile, no? E all'epoca veniva considerata un esempio di dire il massimo delle cose possibile col numero delle parole. Chi riusciva a fare questa cosa era Emerson, se non ricordo male, che aveva formulato questa cosa in un libro che si chiama Filosofia dello stile. Shklovsky lo contraddice e dice no, secondo me non è così. Dice perché questa cosa vale per il linguaggio ordinario, ma non vale per il linguaggio poetico, per il linguaggio letterario. Perché la lingua ordinaria, la lingua poetica, cioè parlare nella nostra vita di tutti i giorni e scrivere testo letterario, sono due attività diverse che seguono delle regole diverse. E dice: provate a ricordarvi la prima volta che avete preso in mano una penna e avete scritto qualcosa. E l'ultima, e provate a ricordarvi l'ultima volta. Allora, la prima volta, l'ultima volta, io lo faccio tutti i giorni, tutti noi lo facciamo tutti i giorni, e io non mi rendo neanche conto di prendere in mano una penna. Cioè, è un'azione automatica.
Io non mi ricordo la prima volta che ho scritto con una penna, però mi immagino lo stupore del vedere che da una cosa solida così usciva una, proprio l'incanto. Ecco, secondo Shklovsky, parlare tutti i giorni significa prendere in mano la penna per la milionesima volta. Scrivere un testo letterario significa prenderla in mano per la prima volta, cioè agire sotto l'effetto di quell'incanto, di quello stupore, e produrre nel lettore quell'incanto e quello stupore. E Shklovsky fa un esempio di un articolo di Tolstoj che si chiama Vergogna, e Tolstoj si chiede: ma perché da noi c'è questo modo crudele di punire le persone? Perché noi prendiamo uno, lo gettiamo per terra, lo frustiamo sulla schiena, lo denudiamo, lo picchiamo, lo percuotiamo sulla schiena e sulle natiche nude? Perché abbiamo questo modo crudele? Perché non prendiamo allora piuttosto degli spilloni e gli trafiggiamo la carne? Ecco, questa pratica qua, prendere qualcuno, denudarlo e basta, aveva un nome solo, che era la fustigazione. E la chi di voi ha letto dei romanzi russi sa che la fustigazione nella Russia dell'Ottocento era una pratica molto diffusa. Cioè, uno veniva condannato a 3 anni di lavori forzati e a 40 frustate. Non solo, all'epoca c'era la servitù della gleba. Cioè, buona parte della popolazione russa era in condizioni di schiavitù e avevano un padrone, no? Possidente, che possedeva degli schiavi. E c'era un dibattito vivissimo sulla liceità di questa cosa, e è diventata celebre una lettera di Gogol a sua sorella, la sorella di Gogol, che era proprietaria terriera, che aveva dei servi della gleba. Scrive a Gogol, che era a Roma a scrivere Anime Morte, e gli scrive: ascolta Nicolai, ma io come faccio? Perché un proprietario terriero aveva il diritto di fare punire i suoi, senza passare da un giudice. Cioè, se pensava che un suo servo della gleba si comportasse male, lo poteva far frustare. E la sorella di Gogol gli chiede: ma come faccio io? È un cristiano, anche lui, no, è figlio di Dio. Cioè, come faccio? E Gogol le risponde: no, ma tu non ti devi preoccupare, la tua condizione di proprietaria non l'hai scelta tu, ti viene da Dio, quindi fallo frustare. Questa cosa, quando fu resa pubblica, fu uno scandalo. C'era questo dibattito nella Russia dell'epoca. I nobili russi che avevano battuto Napoleone e che nel 1812 erano arrivati a Parigi, c'è un grande libro di storia della Russia di Gitterman, dice Gitterman che questi russi colti, venendo in contatto con i testi della rivoluzione francese, che c'era stata poche decine di anni prima, no? 20 anni prima, si sono accorti che la rivoluzione francese non era così terribile come gli avevano insegnato le scuole russe, e molti di loro hanno abbracciato questi ideali di libertà, egalità, fraternità. Sono tornati in Russia, e che fraternità può avere uno che ha degli schiavi? No, e si sono convinti molti di loro che era necessario cambiare completamente, e non c'era nessuna possibilità di farlo, perché la società russa era strutturata in modo piramidale, ognuno aveva un capo e al vertice della piramide c'era lo zar. E questo si ripercuote anche sul fatto che la prima rivoluzione russa, quella del 1825, non è una rivoluzione di popolo, sono gli ufficiali. Vogliono la Costituzione, che soffrono di questo. Allora, se Tolstoj avesse scritto: ma perché? Perché c'è da noi, c'è la fustigazione? Tutti i lettori avrebbero capito. Però cosa avrebbero capito? Avrebbero capito che Tolstoj era contro la fustigazione. E magari un lettore, diciamo, conservatore, Tolstoj la pensa così, io invece la penso come Gogol. Invece, applicando quello che Shklovsky chiama straniamento, cioè non nominando la cosa e facendola vedere, cioè dicendo perché ci sono perché prendiamo degli uomini nudi, il lettore non si accorge che sta parlando della fustigazione e la vede come se la vedesse per la prima. Questa cosa qua non è una cosa che si ferma, è una cosa che succede
prima di Tolstoj e dopo Tolstoj. C'è un mio amico a Bologna che si chiama Jean Talon, che mi ha raccontato che una volta, quando Umberto Eco insegnava a Bologna, dei professori hanno invitato un cantautore senegalese, un cantastorie senegalese, e gli hanno chiesto a Bologna, gli hanno chiesto di guardare i bolognesi e di raccontare, di scrivere una canzone poi da cantare ai suoi concittadini. E lui, tra le altre cose, ha scritto: guardate, in Europa al mattino c'è un sacco di gente che va in giro legata ad un cane, che è una cosa che succede tutte le mattine, anche sotto casa mia. Io non la vedo, e che per uno che non sa cos'è un guinzaglio, succede esattamente quella cosa. Io non la vedo perché sono così abituato ai guinzagli che ho smesso di guardarli. Ecco. C'è Agamben, il filosofo, dice che l'arte, la cosa che fa l'arte è rendere visibile il visibile, non l'invisibile, ma il visibile. Questo è esattamente quello che fa Tolstoj con lo straniamento, e c'è questo processo. Questo per la prima domanda. La seconda è ancora più lunga, forse, la risposta. Perché io poi dopo effettivamente vado avanti e secondo me trovo forse una risposta a questa domanda: che senso ha leggere Dostoevskij? E lo trovo per una strada. Io faccio un mestiere che mi piace molto, che è scrivere dei libri. No, questa è proprio la letteratura, la mia passione. Io, i momenti. Ci sono dei momenti davvero memorabili, ecco, che sono io lì da solo. E una cosa che un po' mi dispiace è che sono da solo, cioè che è una cosa che non si può, che si fa fatica a condividerla con degli altri. Ecco. C'è però una possibilità di costruire un oggetto narrativo insieme a degli altri ed è fare una rivista. È una cosa che non va più di moda, però noi a Bologna, un po' di anni fa, abbiamo pensato di fare una rivista e l'abbiamo chiamata Niente. Ci piaceva il titolo e ci piaceva pensare che noi andavamo alle riunioni della nostra rivista e i nostri vicini di casa, i nostri coabitanti, ecco, mio figlio e sua mamma, mi chiedevano: ma dove vai? E poter rispondere: vado a fare niente. E ci piaceva anche l'idea di qualcuno che entrasse in libreria e chiedesse: avete niente? Mi dà niente, è uscito. E ci siamo trovati per qualche mese con l'idea di fare questa rivista e non ci siamo riusciti. Ci siamo accorti che fare niente è un'impresa al di sopra. Non so se ci avete mai provato, ma fare niente è complicatissimo, è difficile. Allora abbiamo riconosciuto che non ci riuscivamo, abbiamo detto: vabbè, è lo stesso, cioè, rinunciamo. Però queste riunioni ci mancavano e ci siamo detti: ma sai cosa facciamo? Ci troviamo ancora, cambiamo il titolo alla rivista. E l'abbiamo intitolata Qualcosa, che è la stessa cosa, no? Dove vai a fare qualcosa? Mi dà qualcosa. E però ci siamo riusciti. Abbiamo scoperto che fare qualcosa è significativamente più facile che fare niente. E sono usciti due numeri di qualcosa. E nel gennaio del 2020, se non ricordo male, forse nel dicembre del 2019, abbiamo fatto la prima riunione per il terzo numero di qualcosa. Il terzo numero di qualcosa, poi abbiamo sospeso perché c'è stato il Covid. Adesso abbiamo ripreso adesso. Il tema del terzo numero di qualcosa era le relazioni sentimentali finite male, i disastri sentimentali, che tutti noi abbiamo esperienze di questo tipo, e abbiamo passato 2 ore e mezzo, 25 persone, a raccontare i propri disastri sentimentali. No? Quei momenti lì, che per molti risalivano a 30, 40 anni prima, che stai così male che ti sembra di non essere mai stato peggio in vita tua e ti sembra che non starai mai peggio in vita tua. E io, dopo 2 ore di questo andiamo, mi è venuto su un sentimento che ho pensato: ma come sono stato male bene quel giorno lì, ma che meraviglia essere così vivi. Ecco, io quando leggo un libro che mi tocca e rileggo, perché la cosa incredibile è che funziona anche quando rileggi, io mi sento vivo. Sento, quando leggo Dostoevskij, io sento, ho la netta sensazione di essere al mondo, di avere il sangue che mi scorre nelle vene. In questo senso, secondo me, ha senso anche nel 2024 leggere Dostoevskij. Grazie, allora andiamo avanti. Ma
Tu l'hai studiata da molti punti di vista, la letteratura russa. Ecco, il contributo che questi due scrittori hanno dato allo sviluppo successivo e allo sviluppo successivo della letteratura moderna, secondo te, e quali sono gli elementi di maggiore attualità che possiamo segnalare a dei giovani oggi per fargli capire che fare lo sforzo di leggere Tolstoj o Dostoevskij non è poi uno sforzo inutile? Ma no, insomma, io credo, è difficile, io tenderei a non dire dovete leggere Dostoevskij perché la scuola, quello che arriva attraverso la scuola, anche, cioè leggetelo se vi piace. Ecco, non, la cosa più difficile che ho fatto io in vita mia è capire quello che mi piaceva. E ho avuto, a 33 anni ho avuto il coraggio di dare dimissioni dal lavoro che facevo e di dire io voglio occuparmi di una cosa che mi piace, voglio vedere se sono capace di fare della mia passione, che era leggere i libri, della letteratura, il mio mestiere. Quindi, non, però, chi ha una diciamo così, pulsione nei confronti della letteratura, e magari è spaventato dalla letteratura russa, che è una letteratura che fa paura, solo per le dimensioni, oppure cioè, ci sono i protagonisti dei romanzi russi, hanno perlomeno hanno nome, patronimico, cognome e poi hanno dei nomi, cioè ci vuole del coraggio. Ecco. Io, allora, c'era Freud che diceva che la psicologia l'aveva imparata da Dostoevskij. Se voi leggete Delitto e Castigo o Memorie del Sottosuolo, c'è una raffinatezza, cioè, e a parte che io quando ho letto Delitto e Castigo, cioè Memoria Sottosuolo la prima volta, poi ho Memoria Sottosuolo, ho avuto anche il privilegio di tradurlo. A un certo punto il protagonista, che non ha un nome, è l'uomo del sottosuolo, dice io son poi da solo e gli altri sono tutti. E io quando ho letto quella cosa lì, avevo 20 anni, ho pensato no, quello lì sono io, non sei mica te, sono io. E poi quando ho scritto il libro su Dostoevskij, io ho riletto tutto Dostoevskij e una sera avevo appena riletto Delitto e Castigo, sono andato a cena con mia figlia, che aveva all'epoca 15 anni, e si chiama Irma, le ho chiesto, Irma, te non ci hai mai pensato che tu sei da sola e gli altri sono tutti? E lei ha taciuto un attimo e poi mi ha detto, altro che, se ci ho pensato. Allora, quel signore qua, che è nato 203 anni fa, a 3.000 km di distanza, con una frase semplicissima, senza bisogno di nessuna lettura, mi ha detto una cosa che era uno dei segreti di una ragazza che è nata a 3.000 km di distanza due secoli dopo. E questo è un esempio minimo della potenza di una letteratura che vince il tempo, lo spazio e le traduzioni, perché quella frase lì era stata scritta in russo. Su Tolstoj sono l'uno il contrario dell'altro. C'è un saggio di Merezhkovskij che dice che Tolstoj e Dostoevskij sono l'opposto in tutte le cose, anche per esempio nel rapporto con i soldi. Tolstoj è nato ricco e si vergognava della propria ricchezza e per tutta la vita ha cercato di liberarsene, non c'è mai riuscito, è morto più ricco di quando era nato. Dostoevskij è nato povero, ha cercato per tutta la vita di liberarsi della propria povertà, non c'è mai riuscito, è morto più povero di quando era nato. E Tolstoj sono, secondo me, uno, e sono però due parti della stessa, cioè sono uno il buio, Dostoevskij per me è davvero le tenebre, no? Io sto rileggendo, sto facendo un corso di lettura di Delitto e Castigo insieme ad altre 20 persone, abbiamo cominciato, il primo incontro c'è stato ieri, abbiamo letto le prime 120 pagine di Delitto e Castigo, c'è Marmelado, che è il babbo di Sonia, no? E che Raskolnikov incontra in un'osteria nel quartiere più malfamato di Pietroburgo, vicino al quale abitavano tutte e due, e Marmelado, che è ubriaco, gli racconta che quello che ha bevuto l'ha pagato con la sua divisa che ha venduto e da 6 giorni lui non va a casa e che per comprargli quella divisa, siccome lui per anni non aveva lavorato, aveva costretto, non lui l'aveva costretto, ma sua figlia Sonia, che era una ragazzina, che aveva avuto 17 anni, si prostituiva e lui lo sapeva. E Marmeladov chiede a Raskolnikov, e adesso dimmi che non sono una bestia.
Ecco, io tutte le volte che leggo, per esempio, questa e poi la prima volta che ho letto Lolita Castiglia, è stato il primo romanzo che ho letto, russo, che ho letto in vita mia. E quando ho letto quello che Raskolnikov si chiede, Raskolnikov matura un progetto di uccidere un usuraio per dimostrare a se stesso qualcosa, e lui si chiede, ma quanto valgo io? Sono come un insetto o sono come un polverone? E io, che avevo 15 anni, mi sono fermato alla lettura e mi sono chiesto, e io quanto valgo? Sono come un insetto o sono come Napoleone? E ho avuto l'impressione che quel libro lì, che era stato pubblicato 118 anni prima, 3000 km di distanza da me, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Quando poi nel 2021 ho pubblicato il libro sulla stessa, il titolo Sanguina ancora è la risposta a quell'impressione di tanti di 45 anni prima. E questo da stesso. Tolstoj è un pazzo benedetto, ecco, e che fa. Lui era. Io sono un bastian contrario, ma con Tolstoj non ci metto neanche. Lui era veramente una mente illuminata che scrive delle cose. Lui, per esempio, io ho scoperto qualche anno fa, sapete la non violenza, conoscete Gandhi. Gandhi era un discepolo di Tolstoj, cioè la non violenza viene da quella testa lì, impossibile. E una delle mie studentesse, lo Yulma, ha pubblicato un'antologia dei testi antimilitaristi di Tolstoj e sono applicabili a qualsiasi guerra, ecco, anche a quelle contemporanee, e mettono in evidenza l'insensatezza della guerra. Io ho tradotto due cose di Tolstoj: la morte di Ivan Ilich, quella cosa che vi ho detto prima, cioè il fatto che Tolstoj racconta le cose come se le vedesse per la prima volta, la fa anche con la morte. La morte di Ivan Ilich, lui parla, il protagonista, questo Ivan Ilich, è una persona antipatica, è un giudice, è un nofiere, ed è così terribile la sua morte, è terribile e meravigliosa nello stesso tempo. Questa è una cosa che dice la cieco della vita, che è orribile e meravigliosa. Ecco, e lui racconta la morte di Ivan Ilich come se fosse la prima morte, e io ho letto più volte in pubblico, ho fatto delle letture integrali di quel racconto, anche qui a Milano al Cimitero Monumentale, e anche a Torino al Cimitero Monumentale, e alla fine piangevamo tutti per questo, persona insopportabile. Ma di fronte a, e una cosa che faceva, che salta fuori così bene, Ivan Ilich è malato e tutti intorno a lui, e lui sente che sta per morire, e tutti intorno a lui fanno finta che non sia vero, gli vogliono una scherza, è quello che facciamo noi tutti i giorni, nelle no, cioè, no, c'è questo argomento, e lui è come se quello che ha fatto quel cantautore senegalese col guinzaglio, lui lo fa con la morte, cioè come se togliesse l'imballaggio che noi per difenderci di fronte alla morte, e in quel racconto lì noi la vediamo. Poi c'è un altro racconto, l'ultimo romanzo che ho pubblicato, che ho tradotto, si chiama Haji Murat, che è il nome di un ribelle ceceno, che si ribella, che lo combatte contro i russi, e poi decide, lui prima combatteva a favore dei russi contro i ceceni, ha cambiato parte e poi ricambia parte, cioè ritorna dai russi, e la storia comincia lì nel momento che Haji Murat va dai russi. E questo è un musulmano, e la storia racconta di questo e dello zar Nicola I, e c'è una comprensione delle ragioni di Haji Murat, cioè Haji Murat ha una spiritualità che non è minimamente paragonabile, cioè Nicola I fa una figura, è come, a me piace moltissimo in Guerra e Pace Alessandro I, lo zar, no? Che è lo zar di tutte le Russie, quello che batte Napoleone. Nel romanzo di Tolstoj è un coglione, cioè è uno che la cosa principale che fa Alessandro I, lui è a Pietroburgo, no? E dà degli ordini perché crede di essere,
E i suoi ordini arrivano che la situazione è già passata, perché il fronte è per fortuna, perché sono tutti sbagliati. E la funzione di Alessandro I nel romanzo è di mettersi a piangere. Lui è uno molto sentimentale e piange continuamente, e il vero protagonista è Kutuzov, è questo generale che viene dal popolo, cieco da un occhio, no? che con anche molto grasso, discutibile, brutto, no? Che ha la meglio, assecondando il tempo, ha la meglio su Napoleone. E lì c'è una cosa, io conosco Dario Fabbri, no? Che è questo geopolitico che fa la rivista dopo. E io una volta che ho sentito, era appena finita la guerra tra Russia e Ucraina, lui ha fatto un discorso di 2 ore che io ho visto su YouTube, nel quale non nominava mai né Putin né Zelensky né Biden. E io gli ho detto: questo è il punto di vista di Tolstoj. Cioè, la guerra non è decisa né da Napoleone né da Alessandro, cioè non sono i condottieri. Questa è una storia che ci raccontiamo noi. Ecco, il modo in cui Pier Bezukhov sta in mezzo alla battaglia di Borodino, che è la battaglia decisiva, Pier Bezukhov che va lì non capisce niente, no? Allo stesso modo in cui, come succede per la battaglia di Austerlitz, se non ricordo male, nella Certosa di Parma di Waterloo, nella Certosa di Parma di Stendhal. Cioè Fabrice va lì e non si accorge neanche, e poi torna in Italia e si dice: ma veramente io sono stato a Waterloo? Ma veramente ero lì? Ecco, io credo che, insomma, è difficile. Io poi, come sentite, ho più confidenza con Dostoevskij che con Tolstoj, perché su Dostoevskij ho scritto un romanzo, su Tolstoj ancora no. Però Tolstoj, il bicentenario è nel 2028, quindi se scampo e mi richiamate nel 2029, parlo con più proprietà anche di Tolstoj. Allora, sei prenotato per il 28-29. Senti, ma hai fatto un cenno alle guerre di adesso, alle guerre anche scatenate dalla Russia adesso. Ecco, questo come si lega? Ne abbiamo accennato qualche giorno fa quando ci siamo parlati per telefono. Secondo te, questa contingenza della guerra in Ucraina, appunto del conflitto aperto dalla Russia, con la letteratura? Perché molto spesso c'è quasi la reazione di dire: basta, allora tiriamo giù la sera cinesca. È come la censura che c'è stata rispetto alle lezioni che la Bicocca mi ha chiesto di fare su Dostoevskij. Seguiva quell'impulso lì, no? I russi sono tutti cattivi. E io, l'estate del 2023, io sono stato in Russia con un mio amico che si chiama Claudio, con due miei amici, Claudio Sforza e Alessandro Freno, che lavorano per Mondadori. Siamo andati e poi sono tornato. La prima cosa che ho fatto, io avevo scritto un libro su Anna Akhmatova, una grande poetessa del Novecento. Sono andato, mi ha invitato Dacia Maraini sul Lago Maggiore a presentare il libro. E abbiamo presentato il libro, alla fine siamo andati a cena e dopo un po' è arrivato un signore, era quasi alla fine della cena, un signore vestito da politico, no? Aveva la cravattina, cioè la camicia bianca, vestito scuro, una cosa all'occhiello, ecco. E ha salutato molto calorosamente Dacia Maraini, e che mi ha presentato e gli ha detto: lui è Paolo Nori, ha scritto un romanzo su Anna Akhmatova, l'abbiamo presentato. Questo signore ha fatto una faccia come se non sapesse chi era Anna Akhmatova, che è una cosa comprensibile, ecco, la maggior parte della popolazione italiana non ha idea di chi sia. Allora io gli ho detto: guardi, è una grande poetessa russa, io ho scritto un romanzo su lei, sono un appassionato di letteratura russa. E lui ha cambiato ancora faccia e ha detto: queste sono cose che in questo periodo è meglio dirle un po' a bassa voce. E io gli ho detto: io non faccio altro che dirle ad alta voce. Anche questa va in quella direzione. È come se su Dostoevskij, su Tolstoj, su Anna Akhmatova gli hanno ucciso due mariti. Suo figlio ha fatto 15 anni. È come se fosse colpa di Anna Akhmatova le decisioni. Allora, io una volta ero a Pisa, ho presentato il libro su Anna Akhmatova, e c'era con me
Guido Carpi, che insegna letteratura russa all'Orientale di Napoli, no? E che è autore della storia della letteratura russa più recente in Italia. E lui, io ho detto una cosa, non mi ricordo cosa, e lui mi ha detto: stai attento che ci danno dei filorussi. E io gli ho detto: Guido, se lo dicono a me, hanno ragione. Io sono un filo russo, io sono innamorato della Russia, io sono innamorato della straordinaria lingua russa, della straordinaria cultura russa, dello straordinario popolo russo, dell'arte russa. Se qualcuno pensa che questo voglia dire che io ho un'attrazione per il governo russo, sarebbe come pensare che le migliaia di studenti stranieri che vengono tutti gli anni in Italia per studiare la storia dell'arte o la letteratura italiana, ci vengano o ci siano venuti perché erano attratti da Paolo Gentiloni o da Giorgia Meloni o da Giuseppe Conte. No? Se ne trovate uno, se voi fermate uno a Milano che è uno studente di storia dell'arte irlandese, faccio per dire, e gli chiedete perché sei venuto in Italia, e lui mi dice: guarda, io Paolo Gentiloni, così tanto io smetto di dire che sono filorusso, però mi sembra difficile, ecco, che succeda una cosa del genere. Oltretutto, io una volta, questa è una cosa che mi ricordo sempre, vicino al Museo Akhmatova, l'ingresso del Museo Akhmatova è sul Litvini Prospekt, che è una strada lunga come le prospettive, no? Che sono a Pietroburgo, perpendicolare alla prospettiva Nevskij. E pochi centinaia di metri più avanti, sulla destra, c'è la casa di Josip Brodskij, che poi è diventato premio Nobel della letteratura. E poche centinaia di metri più avanti c'è la sede del KGB, che gli abitanti di Pietroburgo chiamano Bolshoi Dom, la grande casa. Io una volta camminavo lì davanti con un mio amico russo, si chiama Timofey Kostin, e lui mi ha detto che c'era un ex funzionario, io dico KGB, adesso si chiama in un altro modo, ma insomma dei servizi segreti. C'era un ex funzionario dei servizi che aveva proposto di far diventare quell'edificio monumento letterario. E gli ha chiesto: beh, ma perché? E lui ha risposto: com'è, perché sono passati tutti di qui. Cioè, tutti i più grandi scrittori di Pietroburgo del Novecento sono passati di lì. E perché i più grandi nemici del potere, prima zarista e poi sovietico, sono stati gli scrittori. Pushkin, che è il fondatore della lettera, aveva come censore lo zar. E c'era, nella biografia che Lohmann gli dedica, dice che c'era un ufficio nei servizi segreti, c'erano degli incaricati che dovevano seguire Pushkin, ufficio che è stato chiuso anni dopo la morte di Pushkin. Cioè, per anni in Russia c'era qualcuno che doveva seguire Pushkin, che era morto di lavoro, faceva questa roba. Allora, se uno è contro il potere russo, non deve. Cioè, il libro Haji Murad è stato quello di cui parlavamo prima, è uscito in Russia dopo la morte di Tolstoj nel 1912, con la censura delle parti sullo zar. Cioè, se uno è contro, dovrebbe pubblicarli i libri, non dovrebbe censurare i libri russi, perché sono, insomma, io mi ricordo una volta ero a Mosca, abitavo in periferia, la mia insegnante di russo mi ha detto: guarda, c'è una casa dietro il Cremlino, c'è una signora che conosco che affitta una stanza in questa casa, che è una casa celebre, si chiama Casa sul lungo fiume, Donna Nabережnoj, e c'è scritto, Trifonov c'ha anche scritto un romanzo. L'hai letto? Mi ha chiesto, io non l'avevo letto, io le ho chiesto: no, te l'hai letto? Lei mi ha detto: per forza l'ho letto, era proibito. I libri proibiti in Russia sono i libri da leggere, quindi diffondere la letteratura russa non è fare un piacere a quei signori lì, ma è diffondere l'intelligenza, la libertà, e una cosa che facciamo, e io poi impedire, cioè vietare l'uscita dei libri è una cosa talmente insensata, controproducente, di qualsiasi libro, ecco.
facciamo adesso una delle conseguenze di questa condizione, di questa situazione orribile, è che i libri hanno ricominciato a fare paura. E fino al 2020 il più grande, più letto autore russo è uno storico di origini georgiane, si chiama Grigori, non riesco a pronunciarlo, perché, però è conosciuto, si firma come Boris Akunin. Io nel 2019 sono stato in Russia e entravi in una libreria, te sbattevi contro i libri di Akunin, cioè adesso non è più pubblicabile in Russia perché è un nemico, ecco. E lui, l'ultimo libro che ha scritto si chiama L'avvocato del diavolo ed è un libro sulla Russia del futuro. Lui prevede la Russia dopo la fine di questo regime e il primo testo che c'è su questo libro qua è uscito in russo in Inghilterra e lui, Akunin, scrive: questo è il mio primo libro che non verrà pubblicato in Russia, se lo leggete capirete perché. E questo libro qua con Mondadori lo stanno traducendo i miei studenti della Yulm, esce nel marzo dell'anno prossimo per Mondadori e noi speriamo che Akunin venga al Festival più liberi a parlare di questo libro. Perché? Perché sono un filo russo. Senti, ma mi dicevi poco fa che anche tu sei stato parzialmente censurato in Russia, come i grandi russi, come i grandi scrittori. Sono stato censurato in Italia e in Russia adesso, perché hanno pubblicato il romanzo su Dostoevskij e il romanzo su Anna Akhmatova. Il romanzo su Anna Akhmatova io l'ho scritto, cioè lo stavo scrivendo ed è cominciata quella che in Russia si chiama Operazione Speciale. E allora la casa editrice che aveva comprato i diritti per quel romanzo, che è una grande casa editrice russa, si chiama Este, la redattrice mi ha detto: noi non, c'è una legge in Russia che non si possono diffondere notizie contro le forze armate russe, e sono delle pene molto severe. E mi ha detto: se noi pubblichiamo la cosa così come lei l'ha scritta, andiamo in galera, ecco. Chiediamo di comprenderci, ecco, di venirci incontro. E mi ha mandato un testo con delle censure, ecco. E per esempio, tutte le volte che io dico guerra parlando di quello che loro traducono Operazione Speciale. Cioè, il secondo capitolo si chiama guerra proprio perché lì, qualche giorno dopo, è cominciata la guerra, quella che io chiamo guerra, e loro propongono di chiamarlo tempi difficili, chiamatore paribere. E allora io ci ho pensato un po', ed è stata, e poi ho chiesto agli editori russi di mettere prima di tutto una nota dove, che è scritta da me, l'ho scritta in russo, in italiano, poi in russo, e dove io dicevo che ero molto contento che i miei libri venissero tradotti in russo e che, comprando i diritti dei miei due romanzi, facevano contento un vecchio appassionato di letteratura russa. E però volevo che il lettore russo sapesse che il libro che avevano tra le mani non era uguale al libro italiano, perché ci sono delle cose che io ho scritto in italiano che per la legge russa non sono pubblicabili in russo. E loro hanno accettato e adesso il libro è uscito con le censure e con questa nota. E in maggio dovrebbe uscire l'edizione economica per gli Oscar Mondadori e noi nell'edizione economica segneremo tutti i passi che in Russia non si possono leggere. Quindi la Russia è un posto complicato, cioè non sono, hanno avuto una storia completamente diversa dalla nostra. E io avrei anche potuto dire: no, io sono un occidentale senza macchie, ma non è vero, io non sono senza macchie. Io credo che credo che mantenere un dialogo con loro sia una cosa intelligente, ecco, e al di là della cioè non è in gioco la mia integrità o la mia, è in gioco il fatto di un po', cioè io non posso, è un posto con, io non sono un posto, non voglio, io adesso vado,
E questa cosa funziona dalle due parti, no? Se posso fare ancora due esempi che mi riguardano, che non riguardano Dostoevskij, di quali avremmo dovuto parlare. Ma io quando l'ultima volta sono stato in Russia, sono andato, la penultima anzi, sono andato al Museo Brodsky, che avevano aperto finalmente. Io per anni ho provato ad andarci, non era mai aperto, nella casa dove abitava Iosif Brodsky. E sono entrato e c'era una ragazza lì che all'ingresso, e l'ho chiesto se potevamo pagare l'ingresso in contanti, e lei mi ha detto: ma non vi siete, non avete, perché non avete comprato i biglietti? In russo parlavamo, e io l'ho detto in russo, ma lei mi ha detto in russo: ma perché non avete comprato i biglietti online? Non poteva, l'ho detto in russo, non potevamo perché non ci funzionano le carte di credito, siamo italiani. E lei mi ha detto: lo so. E io ho pensato: ecco, vedi, sono 30 anni di studio russo, parli con l'accento parmigiano. E intanto che pensavo così, lei mi ha detto: Ya vas citari, che significa io la leggo. Questa era prima che traducessero i miei libri. Questa ragazza, si chiama Vittoria, è una studentessa di letteratura italiana e leggeva i miei libri. Questa è stata una delle cose più belle che mi sono successe nei 25 anni per cui frequento la Russia, no, 35. E io ho raccontato questa cosa online e un ragazzo ha commentato: comunque la Russia ha invaso l'Ucraina e questo è un dato di fatto. Cosa gli dice a uno? Ma cosa gli dice a uno che, cosa c'entra il fatto che la Russia abbia invaso l'Ucraina? Cioè è proprio una cosa lì c'è, è come se la saracinesca, come dicevi tu, no? Con loro, io credo che con loro valga la pena, viceversa, di parlare. E poi l'altra cosa, avevo detto che avrei detto due cose, ma la seconda me la sono dimenticata. Allora, mentre ci pensi, magari chiediamo se c'è qualche domanda, possiamo fare un mazzetto di domande, Giana? Ci aiuto, perché io vedo fratto anche... Dall'altra sala possono? Partiamo da questa. Sì, poi... sì, sì. Ma c'è un'altra sala? Sì, sì. Buonasera. Una domanda sul rapporto, lei ha parlato della guerra, il rapporto tra Dostoevskij e la guerra, no? Se mi corregga se sbaglio, Dostoevskij forse contemplava la possibilità della guerra giusta, no? Forse non solo nella pace, ma nella salvezza, talvolta anche nella guerra. Tolstoi, lei giustamente ricordato, ispirava Gandhi, pacifista, l'essenza della guerra e la strage. Le chiedo, però forse anche in Tolstoi, nella prima parte di Tolstoi, cioè nel Guerra e Pace, non in Anna Karenina, c'era una giustificazione, forse la guerra per difendere la patria, cioè c'era questo contro l'invasore, sì. Contro... No, allora, diciamo, la svolta pacifista di Tolstoj viene dopo anche Anna Karenina. Cioè, lui riteneva che le sue... Lui ha smesso per un po' di scrivere narrativa e credeva che non fosse importante quella roba lì. E tant'è vero che lui aveva un'idea di se stesso terribile. E lui ha fondato una scuola per i contadini a Pagliana, e dove insegnava... appunto ai figli e servi della greba, e gli insegnava non solo a scrivere ma anche a raccontare, no? E da questa esperienza lui scrive un saggio che si chiama Chi deve insegnare a scrivere a chi? Noi ai figli dei contadini o ai figli dei contadini? E lui ritiene, da questo saggio sembra che Tolstoj pensi che i figli dei contadini sono più bravi di lui a scrivere, e lui aveva imparato dai contadini a fare le scarpe di corteccia di betulla, e le scarpe, gli stivali che aveva fatto li aveva messi sulla sua libreria di fianco alle sue opere, come sostenere che valevano altrettanto, ecco. Aveva maturato una avversione quasi per le sue cose, ecco. Però lui combatte a Sebastopoli, no? È la cosa che racconta. Lui è un ufficiale, ecco, all'inizio, poi dopo, col passare del tempo, si... E Dostoevskij all'inizio, Dostoevskij nel 1849, lui ha 27 anni, viene arrestato
è condannato a morte perché vuol fare la rivoluzione. Lui nega, però ci sono dei suoi. Lui apparteneva al gruppo dei Petraceschi, che erano dei giovani di Pietroburgo che si riunivano ed erano. E c'è la testimonianza di un suo amico che dice: lui è venuto un giorno a casa mia a dirmi dobbiamo fare la rivoluzione, cioè dobbiamo fare la rivoluzione attraverso delle riviste che loro avrebbero diffuso, quindi un'idea abbastanza naiva della rivoluzione. Poi dopo, da quando poi questa condanna a morte è commutata in 4 anni di lavori forzati e 10 anni di esilio, quando torna lui cambia idea, alla fine della sua vita è un conservatore, diciamo, e ha Dostoevskij sempre stato un innamorato della Russia, ecco, più un nazionale, forte nazionalista. E il suo testo, lui nel 1880, pochi mesi prima di morire, in occasione dell'erezione di un monumento, dell'inaugurazione di un monumento che c'è nel centro di Mosca, a Pushkin, in piazza Pushkin, che è la piazza delle proteste, storicamente, no? E anche quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina, i moscoviti andavano sotto il monumento di Pushkin con il cartello «Niet vajne», no alla guerra. No? L'altra cosa me la sono ricordata adesso, io ero a Pietroburgo nell'estate del 22 e ho trovato su un cancello del centro di Pietroburgo la scritta «Niet vajne», ero contento, no? Che era una scritta per cui si andava in galera, ecco. L'ho fotografata, l'ho messa sui social e una signora ha commentato: com'è scritta in piccolo? E io gli ho risposto: vieni te a scriverla più in grande. E lei mi ha risposto: hai ragione, perché da qui è facile, ma là ci sono delle regole diverse, ecco, c'è una geometria diversa. Questo lui ha fatto, c'era un convegno su Pushkin, hanno invitato tutti, hanno invitato anche Tolstoj, che non c'è andato. Loro due non sono mai incontrati, tra l'altro, è una cosa incredibile. E hanno invitato anche, e Dostoevskij è arrivato suo turno, lui ha fatto questo intervento, è venuto giù il teatro, cioè hanno quello che dopo di lui, che era uno slavofilo che si chiama Aksakov, è andato lì, è andato sul palco e ha detto: io mi rifiuto. Dopo Dostoevskij non si può più dire niente. Questo è stato un avvenimento storico, è stato un grande. E noi, i miei studenti della IUR, abbiamo tradotto questo testo, si chiama Discorso su Pushkin di Dostoevskij, che è uscito negli Ossa, insieme al discorso di Turgenev nello stesso convegno, che era il contrario di Dostoevskij, cioè era quello. E lì lui dice delle cose che è attualissimo quel testo lì, ed è un po' paradossale dal nostro punto. Cioè lui dice che la principale caratteristica della Russia è la zivchivost, che è la capacità di aiutare gli altri. E lui dice che la Russia aiuterà l'Europa a uscire dalla sua tristezza. Questa cosa qua è una cosa insita nella idea che i russi hanno di sé. Ecco. Cioè il fatto che se voi leggete Anime morte, alla fine della prima parte di questa meraviglia, c'è una troica, cioè una slitta tirata da 3 cavalli, che Gogol identifica con la Russia, e questa troica va velocissima e ci sono i popoli e le nazioni del mondo che si fanno indietro e fanno passare la Russia. Ecco, questa idea che viene, secondo me, da un senso di inferiorità. Io ho sentito un sociologo che ragionava subito dopo adesso semplifico, però c'è questo elemento, mi sembra, che ragionava dopo l'inizio dell'operazione speciale e diceva: oggi in Russia non è più la domanda che si fanno i russi, non è più di chi è la colpa o che fare, la domanda è: mi rispetti? Che è una domanda, a me è successo diverse volte di essere a Mosca a cena delle persone, degli editori, professori universitari, e che bevevamo, e dopo un po' di bevute, uno di questi che tu hai conosciuto quella sera lì ti appoggia alla spalla e ti chiede: mi rispetti? Ecco. E loro sentono fortemente il disprezzo dell'Occidente, secondo me. E quando Barack Obama, che era presidente degli Stati Uniti, ha detto che la Russia è una potenza regionale, lì qualcuno se l'è segnato, ecco,
e questa cosa non gli è andata giù. Credo che questo sia un elemento. E Dostoevskij all'epoca era probabilmente, ma in Russia ci sono degli scrittori che sono, io ho detto prima, c'è Zakhar Prilepin, lo scrittore tradotto anche in italiano, io l'ho conosciuto qualche anno fa, la Russia era il paese ospite al Salone del Libro di Torino e io ho partecipato a un dibattito con Prilepin. Prilepin, il giorno dopo l'inizio dell'operazione speciale, è stato messo da un quotidiano russo nel gruppo di quelli che erano degli intellettuali, diciamo così, che erano a favore, perché appoggiavano l'operazione. E lui si è arrabbiato perché ha detto: no, io non l'ho appoggiata l'operazione, io l'ho costruita. Io sono 8 anni che dico a Putin che lui deve invadere l'Ucraina. No? È molto complicata la situazione. C'è Akunin e Prilepin, e io sarei contento, e quando, se avrò l'occasione di incontrare Akunin, glielo dirò. A me piacerebbe sentire un dibattito tra loro, cioè che parlasse, ma senti, cioè se fosse possibile. Credo che la cosa non sia, io l'ho detto al direttore dell'Istituto Pirivoda, che è l'associazione che finanzia le traduzioni russe in tutto il mondo, lui mi ha detto: secondo me non è possibile. Però la strada è questa qua, non di spararsi addosso, non di insultarsi, ma di parlarsi. Perché io, quando Akunin racconta quello che succede nel Donbass, quello che è successo, io non lo capisco. Cioè lui dà per scontato che le ragioni, che la Russia non abbia nessuna ragione, ma probabilmente parla ai russi che ne sanno di più. Io del Donbass ho cominciato a sapere qualcosa dopo che, cioè prima non sapevo, io mi occupo di letteratura russa, non di geopolitica, no. Scusa per la lunghezza. Qualche altra domanda? C'è una domanda dall'altra sala. Sì. Sì, io ho una domanda, grazie dell'opportunità. Ho letto da poco Anna Karenina e mi chiedevo... qualcuno sta sentendo? Ho letto da poco Anna Karenina, ma da dove viene questo? Dall'altra sala. ma... Rigore dello spettacolo. Posso... Mi sente? No. Sì. No. Posso... Posso scendere? Magari? Ecco, bravo, adesso la sentiamo. Adesso sentiamo. Ah, ok. E ti chiedevo se, diciamo, mi è parso che in questo libro, diciamo, ci sia da una parte due affreschi, Anna e Katia, mi pare si chiami l'altra, e in un qualche modo che emerga una morale dell'autore, diciamo, che indichi in qualche modo, che dia in qualche modo un giudizio morale. Lei ha parlato di straniamento, per cui mi chiedevo... come la vede, cioè mi sembra che non si riesca, tenti di nascondersi dietro lo straniamento, ma non ci riesca. Lei che cosa dice? Cioè, c'è una morale in Anna Karenina, c'è una delle due. È un difetto il fatto che sia una morale? Come? È un difetto il fatto che sia una... No, mi chiedevo se la legge anche lei oppure se è una cosa che ho visto solo io, ecco. Dunque, allora, io non lo so, cioè Anna Karenina è una... Guarda, io faccio una scuola che si chiama Scuola Karenin senza la A, è dedicata al marito di Anna Karenina. E, allora, Anna Karenina, quando il romanzo comincia, lei va a suo fratello, lei abita a Pietroburgo ed è sposata con un funzionario importante dello Stato russo. Suo fratello ha tradito la moglie e la moglie se n'è accorta. Abitano a Mosca loro. Lei va da Pietroburgo a Mosca per aiutare il fratello a far la pace con la moglie. E c'è la sorella della moglie, che si chiama Kitty, che è una ragazza giovane, della moglie del fratello, ecco, che ci sarà un ballo e lei spera che un ufficiale, si chiama Vronsky, le faccia la proposta di matrimonio. Quel giorno lì Lievin, che è un signore russo che abita in campagna, le fa la proposta di matrimonio e lei rifiuta. Lei chiede a Anna, che ha compiuto la sua missione, quindi ha pacificato il fratello e la moglie, di partecipare al ballo. Anna partecipa al ballo e Vronsky si innamora di Anna. Noi quel ballo lì lo vediamo tutto dal punto di vista di Kitty, si chiama la... ed è straziante, è terribile.
E Anna poi ritorna a casa e su un treno, questi treni notturni che collegano Mosca e Pietroburgo, il treno fa una pausa, nevica, e lei per prendere un po' d'aria esce sul marciapiede, diciamo così, e vede Vronsky che ha lasciato Mosca per, e gli chiede: ma lei come mai è qua? E Vronsky le risponde: lei lo sa benissimo, io d'ora in poi non potrò essere in nessun altro luogo dove non è lei. Lei non dice niente, torna nella sua carrozza, Vronsky torna nella sua, arrivano a Mosca e si incamminano insieme senza parlare di questa dichiarazione d'amore stupefacente che le ha fatto Vronsky. E lei vede suo marito, Karenin, che l'è andata a prendere e pensa, vedendolo, come mai ha quelle orecchie? Questo è lo strano. Cioè, lei per l'emozione che ha avuto dalla nascente relazione con Vronsky, vede suo marito come se lo vedesse per la prima volta e si accorge che ha delle orecchie orribili, penzolanti, ecco. E quindi è pieno di straniamento Anna Karenina. Poi in Anna Karenina Tolstoj a un certo punto scrive: vorrei che qualcuno finisse Anna Karenina per me, non ne posso più, non la sopporto più, perché ci ha lavorato tanto, ecco. E a me non piacciono le ultime 10 righe, cioè nel Vronsky e Lievin, che è come se Tolstoj scrivesse, lo scrive meglio, ma e tutti vissero felici e contenti, cioè ci vuol far credere che quella lì è una coppia, che è una specie di risposta a quell'inizio memorabile, no? Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, no? È come se, però quel finale lì, io, quindi se la morale che intenderei è questa, io ce la vedo anch'io, ma sono 10 righe su quante pagine, centinaia di pagine. Per il resto quello lì, quando mi sono nel 2005, mi sono separato dalla mamma di mia figlia, mi sono trasferito da Bologna a Parma e andavo in treno 3 volte a settimana per trovare mia figlia, per andare a trovare mia figlia. E in quel periodo mi avevano chiesto di scrivere una quarta di copertina di Guerra e Pace, non di Anna Karenina. E io nei viaggi in treno leggevo Guerra e Pace. Sono viaggi di un'ora più o meno, si mette un'ora. E io aprivo il libro e ero arrivato. Cioè, leggere la storia è veramente la macchina del tempo. Cioè, tu non, è come entrare dentro una capsula, è un'esperienza spaziale. Cioè, non è un'esperienza ottocentesca, è un'esperienza del secolo prossimo, ecco, mi viene da dire. Quindi, poi dopo, anche lì ci sono delle cose che ci sembrano, come dire, che ci possono sembrare dei difetti, ma a me viene sempre il dubbio che abbia ragione lui. C'è una domanda lassù? Sì. Allora, grazie innanzitutto per questo estratto bellissimo, affascinante, che ha fatto su Anna Karenina. Una domanda sicuramente ingenua e un consiglio. Parto dall'ultimo, è un consiglio. Consiglio un autore russo contemporaneo che ci aiuti a capire l'anima russa del momento. La domanda sicuramente ingenua è, la domanda è al traduttore, l'insegnante di traduzione. Quanto conta la traduzione per superare l'impatto nel leggere Dostoevskij? Ma io non so, io ho l'impressione che un capolavoro resista a qualsiasi traduzione, lo dico contro il mio interesse, però ho proprio questa impressione qua. Io ho letto De Vita e Castigo, la prima volta che l'ho letto un'antica traduzione, erano i libri di mio nonno, non aveva neanche la copertina, non sapevo che stavo leggendo Dostoevskij, poi l'ho chiesto a mia mamma, me l'ha detto lei, che era come si intitolava e chi l'aveva scritto quel libro lì, e non mi sono ancora ripreso, ecco, da quella lettura lì e da quella vecchia traduzione. L'altra domanda, scusi, mi sono dimenticato. Un consiglio? Un autore russo contemporaneo. Allora, secondo me la letteratura russa, io ho scritto una specie di corso sintetico di letteratura russa che si intitola I russi sono matti, nel quale ho una teoria che però io sono 20 anni che cerco un autore russo contemporaneo da tradurre e non ne ho, a parte alcuni che è molto interessante ma da un punto di vista
del tema, ecco, secondo me non è un capolavoro L'avvocato del diavolo, e proprio Akunin è un esempio interessante. Cioè, con la fine dell'Unione Sovietica in Russia, gli scrittori russi hanno cominciato a avere gli stessi problemi che abbiamo noi, cioè farsi vendere delle copie, farsi leggere, ecco. Prima avevano delle tiratura, cioè avevano degli stipendi, delle tiratura, e quindi non si, e anche non essere pubblicati era una cosa, ti leggevano di più se eri proibito, che se eri. Quindi era una condizione molto particolare. Adesso, dal 92 più o meno, loro, avendo gli stessi problemi, io per esempio ho letto Akunin, ha scritto dei romanzi storici, no? Sono stati tradotti anche in italiano, il protagonista è Fandorin, che è un investigatore alla fine dell'Ottocento, ecco. Io l'ho letto in russo, alcuni di questi, e mi sembrava di leggere Lucarelli tradotto in russo, cioè a fare quella roba lì, a fare i gialli, siamo più bravi noi, ecco. E loro, secondo me, un po', poi dopo magari sono io, e se dovessi consigliare un libro recente, ecco, che secondo me è un grande libro, anche questo è un libro che ho tradotto io, e si chiama Mosca Petushki, ed è di un signore che si chiama Benedikt Erafieyev, è pubblicato da Quodlibet in italiano, e quello è secondo me è l'ultimo grande romanzo russo, ecco, che è stato scritto negli anni, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, ed è stato pubblicato in Russia solo nel 91 con la perestroica. Ed è una specie di odissea alcolica, cioè il protagonista racconta una Russia in cui, cosa fanno i russi? Bevono dal mattino alla sera. Si svolge tutto su un treno, e in quel treno lì c'è il controllore che viaggia con un bicchiere, e il biglietto sono un grammi di vodka, un grammo di vodka per ogni chilometro, 300 chilometri. E ci sono anche quelli che hanno il biglietto vero, però li guardano male. Quello è un grande romanzo. Ma allora, per concludere, perché questi russi sono matti? E i russi, perché i russi sono matti è una bella domanda alla quale non lo so. Altro libro. No, i russi sono matti, io l'ho già scritto, lì dentro ci sono, però i russi portano fino in fondo, cioè quando un russo si mette a bere, beve per una settimana, quando, non so, qui c'è probabilmente qualcuno, avere un amico russo è una responsabilità, cioè una cosa, io sono emiliano, sono molto, noi siamo molto, io con i miei amici, non, quando ero giovane, ecco, se avevo una fidanzata non lo dicevo, ecco. Era una cosa molto, sono molto riservato. Io non ho mai visto mio babbo e mia mamma darsi una carezza, no? C'è un mio amico di Bologna che mi dice sempre ti voglio bene, io gli darei degli schiaffi, perché cosa che bisogno c'è di dirmi ti voglio bene? C'è un mio amico di Modena che diceva che loro facevano queste cene, questi pranzi di famiglia, no? E c'era un cugino che portava una fidanzata che poi era diventata sua, e si baciavano a tavola, no? E dopo qualche anno hanno divorziato, e questo mio amico l'ha detto a suo babbo, ma sai che hanno divorziato? E il suo babbo ha detto, beh, per forza hanno divorziato, si baciava. E però invece io, quando mi sono separato da Francesca, ero a casa di mio fratello, e nessuno dei miei, a parte che lo sapevano in pochi, ma nessuno mi ha telefonato sapendo come sono. A un certo punto suono al telefono, prendo su, è un mio amico che abita a Pietroburgo, sull'isola Vasilievskij, uno storico della città che aveva all'epoca 70 anni, che ha pagato la telefonata, perché lui mi ha detto, sono Albin, si chiama, e mi ha detto, sai perché ti telefono? E tu un'altra così, non la, io l'avrei abbracciato, così, no? Però quando siamo là, sono insopportabili, cioè io una parola per definire è insopportabile in tutti i sensi, cioè anche nel senso che il bene che ti vogliono è troppo. Bene, invece non è troppo la gratitudine nostra nei tuoi confronti.